ha permesso di sviluppare il sistema di bike sharing. Grazie anche da parte mia, sono Simone, dalla Libera, torno, io sono di Padova, ma è da anni che abbiamo iniziato la collaborazione, guardo l'ingegnere Mappetti con cui abbiamo condiviso anche il corso formativo quando eravamo molto molto giovani. E ringrazio ovviamente questa occasione di questo progetto perché quando ci siamo confrontati con gli uffici avevamo di fronte due grandi vicende, no? Sono quelle riassumibili che in qualche modo sono già emerse da quello che ci siamo detti. C'era un modello europeo, italiano in particolare, stazione fissa, che significa una postazione dove io aggancio le biciclette, da lì le prendo e lì le consegno. Una stazione fissa costa 15-20.000 euro, però le grandi città possono farne, per diverse, ma se io prendo la stazione qui posso riconsegnarla solo lì. Quindi i percorsi sono limitati. Le grandi città hanno avuto comunque anche fortuna con questo modello. Poi sono arrivati i modelli asiatici, 2017-2018 è arrivata la proposta del free floating, cioè flusso libero. E mi dice comunque uno le prende e molla. Inizialmente sembrava la soluzione, perché sembrava che questo modello consentisse anche un servizio a costo zero per cosa che non si è verificata. Questo modello è stato anche abbandonato dagli imprenditori degli settori asiatici, di fatto sul mercato sono rimasti sostanzialmente società italiane che hanno capito però che da questo modello si può imparare qualcosa. Ma perché la città di Chioggia è innovativa? Perché rispetto a questi due modelli ha fatto, abbiamo condiviso una scelta che è nuova, che è un buon mix. Non è così costosa come quella che vedevamo prima, cioè quella fissa, che è molto ordinata, ma molto fissa e rigida. Nel momento in cui mi accorgo che una stazione è sbagliata, se devo montarla è un dramma. O devo mettere una nuova, hai speso 100 volte. Così come il flusso libero, l'abbiamo visto, prima si diceva, nelle grandi città dove il flusso libero sta spopolando, però è anche molto maledetto, cioè ci troviamo le biciclette e i monopattini ovunque, a terra, in giro, in fondo ai canali, cosa che è successo a Torino, è successo a Roma, potrebbe succedere anche nella laguna di Chioggia. Come evitare questa cosa di non essere troppo rigidi né troppo elastici? Ecco, da questa analisi è nata questa proposta del flusso né libero né troppo vincolato, cioè le stazioni virtuali, che ci consentono di avere prestazioni fisse, perché così abbiamo la ricarica almeno in parte coperta, e anche una certa visibilità di sistema, perché le stazioni virtuali hanno poca visibilità, quelle fisse hanno una certa visibilità. E sono ubicate, come si ricordava prima, in punti un po' normali, quelli di interscambio, dei grandi parcheggi. Si arriva, si prende la macchina, si prende la bicicletta. I costi di esercizio, abbiamo sentito, sono molto, molto contenuti, e con questa bici posso prelevare sia dalle stazioni fisse che da quelle virtuali attraverso l'app che mi sblocca il lunghetto e giro la città e poi posso depositarla appunto anche sulle stazioni virtuali. L'ottimale, lo dico all'amministrazione ma anche ai tecnici, è un po' come la fermata del bus. L'assessore ricordava mi piace l'immagine del bus. Se voi guardate, intanto quando un bus è circa la dimensione tra una stazione e l'altra, fermata, e l'altra, ci sono 500 metri, cioè uno quando esce può trovare il bus circa entro i 300 metri. Secondo questo schema io dovrei trovare una bici disponibile entro 300 metri. Facendo questo pensato noi dovremmo arrivare a coprire il territorio comunale con una ventina, 25 stazioni virtuali. Quindi in base a questo primo anno di gestione, dati che arrivano e di informazioni che acquisiamo, saremo in grado di capire quanto sarà turista, quanto sarà residente, quanto la stagionalità, ovviamente, se Chioggia fa 50.000 abitanti, ma fa 100 e passa l'estate e l'inverno, quanto abitudine è il nostro sistema, non lo sappiamo. Lo verificheremo fino in fondo, forse sarà addirittura necessario ritirare qualche bicicletta all'interno, okay, per mantenerla, ma lo capiremo via via. Certo è che questo sistema ci consente oggi di introdurre nuove stazioni virtuali con un minimo sforzo, perché bastano veramente
shop, una riga a terra e ovviamente una dotazione di biciclette aggiuntive. Essendo in una stazione devo anche poter garantire poi la presenza di biciclette per potermi muovere. Siete, siamo, mi permetto di dire siamo, anche se la prima città che fa questa cosa. Quindi anche il soggetto che è stato scelto, Bici in Città, l'abbiamo un po' aspettato, ma volentieri, perché basta a avere la possibilità di usare e di fornire questo sistema, e credo che se la sperimentazione andrà bene, avremo anche una certa visibilità, una certa vendita. Ci esponiamo anche a qualche rischio, certo, lo sappiamo, lo siamo consapevoli. Questo era il primo messaggio. Secondo messaggio, giusto anche per capire poi, lascio questo schema che inquadra i 35 criteri che insieme agli uffici, perché ride, però ci siamo divertiti durante questi due anni, da un anno di lavoro con Lucia, con Stefania e con Elena, siamo divertiti spesso, no? A vedere le stazioni, ma questa è cosa corrisponde, ma questa è di impatto A, ma questa è di impatto A. Avevamo individuato ben 32-35 parametri e tutte le ipotesi, stazioni fisse, stazioni note, stazioni virtuali, e cosa facciamo all'Isola Verde, all'Isola di... Le abbiamo pensate tutte. Alla fine quindi la soluzione distributiva e la modalità che è stata scelta è frutto davvero di un bel lavoro, insomma, di scambio che ci siamo. Aggiungo due o tre informazioni. Le bici sono ovviamente dell'amministrazione comunale, la guida del servizio che avviene ormai a giorni e verrà gestito da Bici in Città sostanzialmente per un anno, che si occupa anche della manutenzione. A fine di questo periodo sperimentale, in teoria, poi decidere l'amministrazione, il servizio torna in capo all'amministrazione comunale. Quindi avete un anno di tempo, dopo i primi dati, per capire se continuare con l'affidamento esterno o se portarlo a casa e capire cosa fare dal 2023 in poi. Ma non è l'unica cosa che vi lascio come messaggio, che secondo me intervento in prima, in parte trovo mi si d'accordo probabilmente, perché cioè il bike sharing non è la soluzione dei problemi di Chioggia, no? Cioè è una delle buone pratiche che serve per... Questa è la mappa che già conoscete bene degli itinerari europei ciclabili. Se voi vedete, per quel che riguarda l'Italia, ce ne sono due grandi, uno nord-sud e uno est-ovest. Quello est-ovest, lo sappiamo, passa per il Veneto lungo una costa, arriva a Chioggia, scende giù a Rovigo e poi prende il Po e va verso Torino, la famosa Vento si chiama questa città, itinerario ciclabile, Venezia, Torino. Vista in grande è questa, cioè arriva da Trieste, l'itinerario europeo, arriva attraverso il dito Pellestrina su Chioggia e da qui appunto lungo. Quindi significa che Chioggia non è al centro, perché tutti credono di essere al centro, no? Non è vero, siamo al centro. Però siamo alla fine del tratto territoriale, cioè, da lì comincia il pezzo di mare e poi riprende il vento. Quindi una certa concentrazione di servizi per il ciclista, indipendentemente dal bike sharing, ma vista questa scelta che adesso sta fatta a livello europeo e nazionale, va fatta, c'è cioè una pensata di cosa deve fare Chioggia per i ciclisti, ma non solo quelli che arrivano a Chioggia per andare al mare, quelli che arriveranno sempre più in passato, ok? Va fatta. Aggiungiamoci, se voi analizzate la nostra bellissima regione del Veneto, pensate a quella costa, non c'è nessuna stazione balneare dotata di stazione ferroviaria. L'unica è Chioggia. È l'unica, è sfigata, è sfortunata, perché peggio di così. Però finché c'è, voi siete gli unici ad avere la stazione ferroviaria sul mare. Non c'è nessun altro, la aggiunta di su, nessuno. Quindi sta cosa, anche se è sfortunata, utilizziamola, studiamola, aggiungiamoci questo tema qua, perché oggi è poco utilizzato. Quindi, e chiudo, cosa resta da fare, quali sfide, insomma, si potrebbe, no, ragionare, io approfitto la presenza di due assessori per lanciare anche qualche stimolo. Beh, legato al bike sharing, sicuramente pensare, con i dati alla mano di un primo periodo estivo, se dove aggiustare la distribuzione e implementare nuove stazioni. Sicuramente anche orientarsi sulle strutture ricettive.
dati che raccolgono aggiornamento di cliente. Pensare al potenziamento di servizi per i ciclisti, okay? E poi farci una ragionata, perché una volta che la bicicletta finisce il suo periodo, ho capito cosa dopo. Se loro sono bravi, sicuramente forse potranno continuare, ma se sono bravi e ci consegnano un oggettino che funziona, possiamo anche tenerci. L'altra questione è legata al tema delle piste ciclabili. Cioè, la città di Chioggia è vero che insieme alla città metropolitana sta facendo il PUMS, no? Però è in ritardo, questo PUMS non arriva, non si sa quando lo troveremo qui. Di fatto, forse Chioggia deve anche, potrebbe avere anche l'ambizione di farsi il master plan delle piste ciclabili. Per cominciare a dire, visto che godo in questa posizione, che ho fatto una scelta a favore della mobilità debole, che tipo di pianificazione faccia a favore delle biciclette, quindi vi ridisegno una rete di piste ciclabili. Grazie, la prossima.